Un salve da Terra Burgiana. Ho ricevuto diverse telefonate dove si lamentavano perché nell'ultima mia chiacchierata il vento dice che copriva la voce. Quindi ho deciso di eliminarlo quello, in quanto in effetti poi risentendo, io non ho l'abitudine di risentirmi e quindi molte volte non mi accorgo degli errori che ci sono, ma risentendolo in effetti il vento, ma non è colpa mia, è colpa del vento, quella è una cosa che non riesco a fermare, certe volte ci provo, ma quello mi manda indietro. Mi è stato anche chiesto perché io ho preso così a cuore la situazione dei pensionati e precisamente quelli che prendono meno di 1000 euro al mese, perché facendo dei calcoli un po' così alla buona mi sono accorto che qui in Italia con meno di 1000 euro l'individuo da solo non può vivere. Le tasse sono quelle che sono, chiunque di noi paga le tasse. E lo sappiamo, ormai l'ho detto, tasse di possesso, la televisione, la macchina, il bollo di circolazione. Se io non cammino, il bollo lo pago. Vale a dire che se prendo due volte, tre volte, cinque volte al mese la macchina, perché mi occorre per alcune necessità, io il bollo lo pago per intero. Questa è un'altra delle cavolate inventate da chi? Che qua in Italia c'è molte persone, tutte le persone, i geni, sono addette al fisco, a vedere come si può approfittare del cittadino, non toccando i loro stipendi, quelli non si toccano mai. E allora, sì, l'intenzione è quella, noi siamo in poca, abbiamo formato un piccolo comitato, poi ognuno di noi si darà da fare per vedere chi sono poi gli interessati, perché io non vorrei fare una battaglia senza una bandiera, alla fine mi accorgo che c'è soltanto una scopa, la bandiera non c'è, e francamente non vale la pena. E poiché non ci sono intendimenti politici, questo sia chiaro, anzi questo lo ribadisco, nessuno ha intenzione di entrare in politica, vogliamo soltanto difendere gli interessi di quella categoria che al mese percepisce dalle pensioni meno di 1000 euro. Non si può vivere, questo è il discorso, non è che uno vuole arricchirsi perché prende 1000 euro, bisognerebbe vedere le tante perdite dello Stato, perdite per alcuni guadagno, e quindi ci dobbiamo difendere, questo Stato ci ha obbligato a difenderci, ci dobbiamo difendere da quelli che sono i pesi che lo Stato ci dà. E allora, tornando all'argomento di base, è questo l'intendimento, perché io penso e noi pensiamo, che adesso non devo dire io, devo dire noi, quei pochi che siamo, pensiamo che gli sprechi, cominciando dalla regione, ripeto, cominciando dalla regione, che sprechi ne ha fatti a non finire, noi abbiamo visto, tutti hanno visto qual è stata la volta scorsa l'amministrazione di Vendola, e anzi io d'ora in avanti comincerò a spingere Ventola ad aprire un poco gli occhi e a non badare soltanto alle sue apparizioni televisive o su YouTube, su Facebook, non so cosa fa, insomma, non quelle, badare solo a quelle, badare anche a quello che dicono gli altri, e tra gli altri ci siamo anche noi. Quindi anche il, scusi, non ho detto, il dottor Ventola, praticamente lo dovrei dire amministratore.
150 euro al mese. Questo chiediamo, non gli stipendi 12.000, 15.000, 18.000, no, no, una integrazione di 250 euro al mese. Ogni, ripeto, pensionato che prende al di sotto dei 1.000 euro. Quelli dei 1.000 si arrangiano un po', e qua in Italia ci arrangiamo tutto. Noi siamo le persone più modeste, chiediamo solo questo, null'altro che questo. Allora, se la regione non vorrà interessarsi, a me non piacciono, sai, quelle riunioni di piazza in cui si va sotto la regione a gridare, a fare, sono cose un po', per me sono anche un po' superate, per dire la verità fastidiose per gli altri, perché molte volte si obbliga, si mettono le transenne, si obbligano le macchine a fare il giro, per via di Uzze, specialmente quelli che non conoscono le strade, arrivano a finire, non so, Sant'Antonio, San Nicola, quei santi sparsi per la città. Questo non è bello. Però voglio richiamare l'attenzione anche sui sindacati, i quali a Torino hanno contestato Epifani, il sindacato, uno dei sindacati più grossi, lo hanno contestato, ma avevano ragione, perché anche i sindacati fanno gli interessi di determinate categorie, non sono al di sopra di ogni sospetto, anche loro. E allora un invito ai sindacati di fare il loro lavoro vero, quello di aiutare la gente, quello non andare lì, fare le code negli uffici, ho visto fare le code per parlare con chi? Con uno che va la pelle non sa rispondere. Spesso manco in italiano risponde in dialetto. Quindi cerchiamo un pochettino di elevare una società che non è invalida, non è che la società è malata, no, siete voi malati, non la società, tutti i prepotenti, tutti coloro che approfittano della loro posizione, questi, sì, questi sono per me i veri malati, loro non lo sanno. Comunque, credo di aver illustrato, perché molta gente mi chiedeva, sì va bene, ma qual è il fine? Noi non abbiamo fini, abbiamo soltanto la speranza che alcuni settori dei pensionati, non tutti i pensionati, alcuni settori dei pensionati, quelli che prendono meno di 1.000 euro al mese, vengano un pochettino integrati. Non integrati nel senso alle prese in giro, che vi diamo la 14esima, la 13esima, la 18esima e poi, no, questo, un'integrazione vitale, a vita, cioè, fin quando le cose non cambiano, quando tutto l'Italia starà bene, noi dopo saremo tutti milionari, allora riprendetevi i soldi che avete dato, ma solo allora, perché per voi no, per adesso le cose non vanno bene. E voi lo sapete, non è che non lo sapete, c'è un po' i soldi. Alcune volte siete distratti da problemi interni, quello c'ha l'amico, quello c'ha l'amichetto, quello così, ma che cazzo gliene frega la gente. Quindi pensate, integrazione, 250 euro, non 2.500, 250 euro. Spero che lo avete capito.